Ciao a tutti ragazzi, qui Ronin come sempre, oggi siamo sulla versione 2.0 della rubrica Teorie. Era davvero da un sacco che avevo questo copione pronto e che volevo parlarvene. L'All Blue è un mare leggendario in cui si dice che confluiscono tutti e quattro i mari: il mare settentrionale, il mare meridionale, il mare occidentale e il mare orientale. L'esistenza dell'All Blue è generalmente considerata solo un mito e per questa motivazione non molti credono nella sua esistenza. Sanji, per esempio, entrò a conoscenza di questo mare da un libro presente nella raccolta del padre. Comunque, si narra che in questo oceano esistono tutti i tipi di pesce presenti nei quattro mari, e questa disponibilità di specie ittiche lo rende un paradiso per ogni cuoco, motivo per il quale trovarlo era sia il sogno di Zeff che quello di Sanji stesso. Ora, secondo una teoria riguardante la fine di One Piece, teoria che gira su internet da una cosa come 10 anni, il mitico tesoro sarebbe un progetto che consiste nella distruzione della Red Line attraverso l'utilizzo delle armi ancestrali. In questo modo effettivamente sembra che i sogni di tutti i componenti della ciurma si possano realizzare, soprattutto perché, sempre secondo l'autore della teoria, la distruzione della Red Line unificherebbe tutti i mari dando vita effettivamente all'All Blue. Ma questa ipotesi è una falla logica atroce, ma la capirete non appena vi illustrerò quella che è la mia idea sulla locazione reale dell'All Blue. Altra teoria, ancora più fantasiosa, vorrebbe che la Red Line sia stata eretta proprio durante il secolo buio e che quindi l'All Blue fosse sempre esistito prima dei famosi 100 anni di vuoto. La falla logica è simile a quella dell'altra teoria, quindi vediamo questo fantomatico errore. I secoli antecedenti al secolo buio sono conosciuti, studiati e narrati nei libri di storia facilmente reperibili nelle biblioteche del mondo. Da quello che sappiamo, la storia del mondo di One Piece viene trascritta e narrata da ben 5.000 anni, e infatti la stessa Nico Robin narra alcune vicende vecchie di millenni. E quindi, vi chiederete voi, e quindi si saprebbe se prima di quei famosi 100 anni la Red Line non fosse mai esistita? E allo stesso modo, da sempre esiste il mito dell'All Blue, per cui questo non può essere ottenibile solo distruggendo un continente che esiste da sempre. Deve esistere, ma in un luogo nascosto, non accessibile. Ma proprio perché sono qui a parlarvene, significa che è possibile dedurre dove si trova l'All Blue senza problemi. Ci basta ripassare delle piccole nozioni introdotte da Oda, indizi che se presi da soli non ci dicono nulla, ma insieme, uniti da un filo logico, assumono tutt'altro significato. Partiamo col dire una banalità. Oda ha voluto dare una struttura simile scientifica al proprio mondo, inserendo elementi come il ferromagnetismo diverso di isola in isola. Elementi fantasy diversi dal nostro mondo, ma comunque che seguono delle leggi fisiche ben specifiche all'interno della propria opera. Tanto per farvi un esempio, la conformazione del mondo di One Piece è la reale conformazione che il nostro pianeta Terra avrebbe se smettesse di ruotare. Una genialata, non credete? Bene, partendo da questa premessa, analizziamo un attimo come agiscono le correnti. I quattro mari, ossia quello settentrionale, meridionale, orientale ed occidentale, confluiscono tutti e quattro nella Reverse Mountain, portando poi i navigatori in quella che è la rotta maggiore. Ha logica. Se tutta l'acqua confluisse lì, prima o poi questi quattro mari scomparirebbero. Ma così non è, il che significa che ci deve essere una fonte di accesso per l'acqua di ritorno, insomma, per mantenere costante la quantità di acqua. Sempre a logica, se nella Reverse Mountain l'acqua di quattro mari confluisce nella Grand Line, dall'esatto estremo opposto del pianeta ci deve essere un luogo in cui dalla Grand Line confluisce nei quattro mari, ristabilendo quindi quello che è l'equilibrio dell'acqua. E questo luogo, essendo il posto da cui originano letteralmente tutte le acque, è per forza di cose l'All Blue. La risposta è sempre stata sotto i nostri occhi. L'All Blue si trova sempre nella Red Line, ma dalla parte opposta alla Reverse Mountain. L'All Blue si trova tra Marijoa e Fishman Island, e posso pure provarlo. Ripensate alla storia di Lovon. Lei ed il suo branco erano nel mare occidentale, quindi potremmo dire che la sua specie sia originaria di quel luogo. Ma non è così. E infatti quando la ciurma di Cappello di Paglia va nel Nuovo Mondo, passando sotto la Red Line, incontra proprio un branco adulto di cefali identici a Lovon. Da questo possiamo dedurre che queste creature, così come le molte altre che hanno avuto casi analoghi, viaggino come i pirati seguendo le rotte marine. La specie a cui appartiene Lovon fa i piccoli quindi nei mari occidentali, e questi, una volta cresciuti, viaggiano verso la rotta maggiore per poi tornare nel mare occidentale per fare i nuovi piccoli. Non è un caso che la ciurma dei protagonisti li trovi sotto la Red Line, proprio perché, come detto anche prima, è il luogo dove logicamente deve esserci una corrente ben nascosta che però conduca ai quattro mari. Ma l'analisi si conclude qui. Voi cosa ne pensate? Quale
Quanto reputate valide tutte queste mie ipotesi? Fatemi sapere come sempre la vostra opinione qui sullo spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale di One Piece Legacy. E se questo video vi è piaciuto, lasciate pure un bel like per supportare il canale. Se vi piace la maglietta che sto indossando, come sempre vi ricordo la mia collaborazione con Pumpling e che tramite il codice RONIN93 potete dare uno sconto del 15% su tutti i prodotti a tema anime, videogiochi e serie TV. In descrizione comunque troverete il link di Pumpling, il Telegram di One Piece Legacy e quelli di tutti i miei social per restare aggiornati sul mondo di One Piece e ricevere i feed dei video. Noi ci vediamo mercoledì con il classico appuntamento settimanale. Ciao ragazzi!